Salve a tutti e benvenuti a OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di cover test, che è un metodo di rilevazione delle forie, probabilmente anche l'unico che le valuta in maniera oggettiva e quindi offre dei risultati abbastanza attendibili anche quando vogliamo esaminare degli utenti non collaboranti o comunque che hanno dei deficit a livello cognitivo o non possono offrire risposte verbali immediate, che sono essenziali invece per gli altri metodi di rilevazione delle forie. Il cover test fondamentalmente deriva il suo nome dall'atto di coprire un occhio, che è l'azione che serve per interrompere la visione binoculare e quindi andare a rilevare la foria. L'interruzione della visione binoculare, quindi quell'azione di coprire, avviene grazie ad un occlusore, possibilmente traslucido, perché in questo modo possiamo andare ad esaminare, a valutare i movimenti oculari dell'occhio coperto. Fondamentalmente il cover test si divide in due tipologie distinte. La prima è il cover and cover, che praticamente consiste nell'azione di coprire un occhio e scoprirlo, e è più predittivo di tropie, quindi nel momento in cui andiamo a coprire un occhio andiamo a valutare il movimento di ritorno o di recupero della fissazione dell'occhio scoperto per valutare se c'è una tropia, e poi se vogliamo andiamo a scoprire l'occhio coperto e se c'è un movimento di recupero della fissazione dell'occhio che abbiamo appena scoperto, allora ci sarà una foria. Poi abbiamo invece il cover test alternato, che è più predittivo di forie invece, e si basa su coprire in maniera alternata e veloce un occhio alla volta, in questo modo, quindi copriamo destro, poi sinistro, poi destro, senza dare il tempo all'esaminato di riprendere la fissazione biforeale, quindi lo facciamo sempre fissare monocularmente con questo passaggio veloce di occlusione da un occhio all'altro, e fondamentalmente andiamo ad osservare se c'è un movimento di recupero della fissazione da parte dell'occhio che abbiamo appena scoperto. Quindi copriamo il destro, passiamo al sinistro e vediamo se l'occhio destro presenta un movimento di recupero della fissazione. In quel caso ci sarà una foria. Dunque, ora, a prescindere che sia una foria o una tropia, il movimento di recupero della fissazione ci praticamente indicherà che tipologia di tropia o di foria abbiamo. Se praticamente questo movimento di recupero della fissazione va dall'interno, quindi dal lato nasale verso l'esterno, allora quella era una eso, tropia o foria. Se va dall'esterno, quindi dal lato tempiale verso l'interno, allora ci sarà una exo. Se va dall'alto verso il basso, una iper. Se va dal basso verso l'alto, una ipo. Quindi poi, una volta che abbiamo capito che tipologia di foria o di tropia abbiamo, per andare a quantificarla, indipendentemente dalla tipologia di cover test che utilizziamo, per semplicità possiamo prendere le stecche di Behrens, che sono una serie di prismi che sono stati uniti tutti con la base verso un lato, e quindi con la punta tutti dal lato opposto alla base, e disposti con poteri prismatici decrescenti dal manico verso la punta della stecca. Queste praticamente stecche si posizionano sull'occhio tropico oppure su uno dei due occhi, se vogliamo andare a valutare quantitativamente la foria, e praticamente la base si posiziona sempre nel verso del movimento di recupero della fissazione. Quindi se ho una eso, foria ad esempio, vado a posizionare le stecche, la stecca di Behrens sull'occhio destro ad esempio, e quindi se avevo una eso ho un movimento di ritorno, di recupero della fissazione che va dal naso verso l'esterno, verso la tempia, e quindi dovrò mettere la base tempialmente. Riusciamo a quantificare la foria o la tropia praticamente andando ad effettuare sempre il cover test con la stecca davanti ad un occhio e andando a muovere la stecca, aumentando piano piano il potere del prisma,
finché non abbiamo un blocco del movimento di recupero della fissazione. Quel prisma che riesce ad annullare il movimento di recupero della fissazione ci dà l'entità induttrice prismatiche della foria o dell'atropia. Poi è importantissimo valutare la foria non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, e quindi che rapidità c'è nel movimento di recupero della fissazione, quindi quanto il sistema visivo è efficiente nell'uscire dalla situazione di difficoltà e quindi nel recuperare una situazione, diciamo, di sicurezza, oppure quanto è facile o difficile interrompere la visione binoculare, quindi se c'è una binocolarità molto fragile o molto stabile. Poi ricordiamo comunque il cover test lo possiamo fare sia da lontano che da vicino, lontano approssimativamente 5-6 metri, sempre quella è la distanza consigliata, mentre da vicino qui dobbiamo fare particolare attenzione, solitamente lo facciamo a distanza di lettura abituale barra re VIP. E in questo caso cosa succede? Che siccome non abbiamo tre mani, noi dobbiamo tenere praticamente con una mano l'occlusore, con l'altra mano le stecche di Behrens, e in quel caso il target prossimale domanda chi lo tiene, dovrebbe essere l'utente a tenerlo, ma in questo caso la propriocezione, quindi il tenere il target, praticamente potrebbe facilitare o comunque sia rendere più difficile o alterare la localizzazione spaziale e quindi dare delle variazioni nella foria. Ad esempio, se lo tengo io il target, mi rilevo praticamente 5 exo. Ad esempio, se lo tiene tu, se lo tiene lui, magari l'esaminato, va per esempio totalmente in flight e mi mostra 11 exo, ad esempio. Quindi bisognerebbe trovare un modo per posizionare in maniera stabile il target senza che l'utente lo tocchi. Oppure, se vogliamo, prima lo facciamo in questa maniera abbastanza ecologica e poi lo possiamo dare in mano all'utente il target, quindi andando a vedere come il sistema somatosensitivo va ad interferire con la visione. Quindi se le informazioni visive e quelle somatosensitive vanno ad interferire nella percezione oppure danno un contributo positivo nella percezione. Dunque, questo è tutto per questo video sul cover test. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo 8 video. Bella 8 style!